bentornati ragazzi, seconda parte della Knuckles Story. Allora, nell'episodio precedente abbiamo iniziato a giocare e scoprendo un attimo un po' anche la trama e completando anche il primo action stage. Quindi Knuckles deve trovare i pezzi del Master Emerald che deve sorvegliare. Allora, qui fermi tutti un attimo. Ecco, qui nella statua, in questa statua di Sonic c'è un pezzo del Master Emerald a quanto pare, ma non capisco bene dove. Ecco, qui vedete la luce rossa diventa. E non capisco. Ah! Ecco! La posso fare a pezzi la statua, vedi? Ecco qua! Secondo pezzo del Master Emerald, vai! Sì, cambiano continuamente i pezzi del Master Emerald. Vediamo un po' se mi dice this way la lucetta. Vediamo un po'. Ovviamente, sempre dalla parte verso quale sono girato, ma porca! Dai! Ecco, allora di qua. Ecco, lucetta, dai. Ok, di qua. Deve essere uno di questi nemici, sì. No? Aspetta, aspettate, Niente. Vai, eccolo qua, perfetto! Sto stage l'abbiamo completato in poco tempo, invece, Ci voleva dopo la figuraccia del primo, vai. Grande. Good enough. Livello C completato. E 24 simbolini d'oro. Oh oh, guardate la lucetta. Il flash. Ebbene sì ragazzi, è tempo di un'altra visione misteriosa dovuta alla lucetta misteriosa arancione. Where in the world am I? Ma in che mondo sono? Non mi ricordo di essere mai stato qua. Ma qualcosa di tutto ciò è familiare. Questo è molto strano. Se apriamo la mappa con Knuckles, guardate cosa dice invece che antiche rovine. Dice Tempio della razza di Knuckles. Proprio così ragazzi, infatti, i tipi misteriosi e familiari con cui abbiamo avuto a che fare non hai idea di che cosa stiamo combattendo. Non hai idea di che cosa tu abbia da combattere. E sei appena attaccato. Una buona offesa è per una buona difesa. Una buona offensiva è per una buona difensiva. Proprio così ragazzi, questi sono i discendenti di Knuckles. Sono la Echidna Time. Ehi, stai attento. Via dalla mia strada. Non sono più tanto cordiali come l'ultima volta con cui ci abbiamo parlato. Chissà come mai. Non ho mai avuto paura di niente in vita mia. Non c'è, ma c'è qualcosa capace di spaventarmi? Vediamo un po'. In questa edizione di solito si incontra Tickle, la ragazza Echidna misteriosa. Ecco qua, c'è un nuovo personaggio. Padre, per favore, non fatelo! Tickle, i 7 Chaos Emerald sono essenziali per la nostra sopravvivenza. È per il bene di tutta la nostra gente. Come posso fartelo capire? Attaccare gli altri paesi, rubare e uccidere non può essere il sentiero giusto per la pace. Nessuno ha il diritto di prendere questi sacri territori. Padre, ti supplico. Che cosa vuole fare il padre di Tickle che si è appena visto? Mistero. Ah, sì. No, se è caso intuito, vuole prendere i 7 Chaos Emerald, ai quali gli dèi avevano proprio chiesto di sorvegliare gli Emerald, eh? Dove sono adesso? Tornato a Station Square, vedo. Ma che cosa sta succedendo qui, ad ogni modo? E guardate, c'è di nuovo Cream laggiù. Si è vista di nuovo. Allora, adesso credo di sapere dove... Ah, guardate! Tails e Sonic! Mi chiedo cosa stiano facendo questi ragazzi. Sono stati appena storditi da Eggman che gli ha preso il Chaos Emerald bianco. Se sapete connettere bene tutte le storie. Allora, nessun treno per cui devo tornare dall'altro modo. Sì, ecco, da questa parte, dai. Che adesso mi sembra ci abbiamo un boss da affrontare, Dai. Allora, eccolo là, guardate! Lo vediamo a piedi per la prima volta. Ehi, Eggman! Ma che cosa fa preso lì? Deve essere una parte del Master Emerald. Ehi, torna qui! Andiamo!
questo che stavi cercando. Questo non è quello che stavi cercando. Ma hai ragione. E ok, va bene. Posso usarti come porcellino d'India per un test. Caos. Caos! È Caos 1, vi ricordate che ha dato l'Emerald di Tails? È quella creatura ancora. La stessa che ho visto nella mia isola. È quello che è apparso quando... che ha fratturato il Master Emerald, ne sono sicuro. E adesso gliela farò pagare. Ecco come si evolve in Caos 2, ragazzi! Noi non lo vedevamo con Sonic e Tails, ma adesso... e adesso vai, Caos! Cambiare forma non mi spaventerà. Va bene, dammi tutto ciò che hai. Caos 2! Una nuova forma di Caos che non avevo mai affrontato con Sonic e Tails, dai! Ecco, vedete, Caos Emerald gli fluttuano attorno, dai, ecco. No, allora, quando è che si attaccava Caos 2? Non me lo ricordo bene. Che questa battaglia c'è solo con... Oh, cazzo, ma sto raggio mega galattico. Bene, occasione per attaccare, dai. Ecco, ora si trasforma in una palla e rimbalza, mentre gli Emerald si staccano dal suo corpo momentaneamente. Dai, su. Qui non lo posso attaccare ora perché sennò fa lo scudo. Ah! Planate! Quando si dissolve, quando si scioglie, così dovete planare. Dai, adesso. E planiamo su per evitare tutto. No! Merda, ora lo fa due volte. No! Ma perché? Va! No, ancora lo scudo? Cazzo, come devo fare allora? Aspetta un attimo. Dai, su, dovrebbe... Ecco, vai, ora fa il raggio. Te lo posso attaccare. Perfetto, ok. Quando fa il raggio lo devo attaccare. Andiamo, dai. Sì, Knuckles corre così veloce che va fuori dall'inquadratura della telecamera. Perché la telecamera è fissa su Caos. Dai. Cazzo, Caos 2 è abbastanza tostino, eh. Vediamo un po' cosa fa adesso. No, ora dovrebbe... No, ancora la... Oddio, cosa fa? Si è... spaccato in tante piccole palline. Ma lo posso attaccare il nucleo rosso? No, non posso attaccarlo il cervello quando fa così. Va bene. Andiamo un po'. E dai, Caos. Ecco, vai, fa il raggio di nuovo. Perfetto, ora gli rimane un colpo e poi viene sconfitto. Dai. Dai, cazzo. Ma scusate, ma a quanto stiamo col tempo? Vediamo un po'. Stiamo a quanto? Ah, 8 minuti. Dai, che lo battiamo entro questo episodio. Su, dai, che lo battiamo. Ok, dobbiamo solo aspettare che rifaccia il raggio. E di sicuro è l'ultimo colpo dal raggio lo farà. Ah, no, guarda, lo fa subito. Bene, 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 guarda. Perso Enigma, non mi importa. Vai, Caos battuto. Vediamo. Vediamo, vediamo. Allora, cosa succederà adesso? Quindi hai vinto tu questa volta? Non hai ancora visto il vero potere di Caos? Sì, sì, questo non mi spaventa, hai capito? So qualcosa che potrebbe? E se guardo Sonic? Cosa? Cosa c'è riguardo Sonic? Sta cercando anche lui i pezzi del Master Emerald? Che cosa vuoi dire? Non sei tu l'unico a partecipare a questa caccia selvaggia, lo sai, stupido? Perché dovrei rovinarti la sorpresa? Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire con questo? Farò meglio a trovare Sonic. Ecco, ragazzi, sappiamo ora come Eggman ha ingannato Knuckles. Quindi, prendiamoci il treno. Ah no! Vada solo alle Mystic Ruins senza prendere il treno, va bene? Mi chiedo perché Sonic stia cercando il Master Emerald. Farò meglio a lavorare alla svelta e arrivare al fondo di questa questione. D'accordo, ecco, ora dobbiamo andare da... Ecco qua, Sonic e Tails, dove siete? No, non lo sono Sonic e Tails, erano qui. La lucetta arancione, ah, eccola, va bene, cosa mi dice? Non c'era qualcosa di brillante nella caverna? Ah, devo prendere il power.
Knuckles, credo. Sì, sì. Mi credo di proprio di sì, ma da questa parte probabilmente. Vediamo un po'. Che qui è una caverna dove con gli altri personaggi è inutile andarci. Eccolo qua, vai! Vai, ecco il primo upgrade di Knuckles. Hai preso gli artigli per scavare. Adesso puoi scavare un buco premendo il pulsante di salto e il pulsante di azione contemporaneamente. Allora, nelle Adventure Files c'erano queste... Vediamo un po' dove sono adesso. No, qui c'è una scimmia che ci blocca. C'erano queste fossette terrose, ecco. Con un simbolo di Eggman, con Knuckles. Ecco, ora possiamo scavare. Vedete? Se questo bottone è premuto qualcosa potrà succedere. Ok. Distruzione scimmia, interruttore di distruzione scimmia, ecco, switch on e distruggiamo la cosa. Perfetto, vai! Abbiamo anche il primo upgrade. Allora, adesso non ci resta che tornare indietro e potrebbe essere apparso Sonic nel frattempo, dai! O dobbiamo affrontare un altro action stage, non me lo ricordo poi così bene, vediamo un po'. No? Va bene, però ho preso tutte le cose. Allora, vediamo un attimo qua cosa dice la lucetta arancione. Ah, ok, so adesso cosa fare. Però ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Ecco, vedete, infatti sì, qui è anche già tutto rotto, perfetto. Allora, andiamo qua, dai. E noi ci rivediamo alla prossima, dove c'è un altro action stage da affrontare. Di qua. Alla fine di questa cavernona, dai. No, devo prendere la bomba, è vero, cazzo. Devo prendere una bomba e portarla fino a questa scimmia qua. Però ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo quando avrò preso la bomba e l'avrò fatta saltare in aria, per evitare ulteriori perdite di tempo. Quindi ragazzi, ciao a tutti e alla prossima.